A tutti un buon pomeriggio. Apriamo questa edizione delle 14 del TG6 con le criticità che stanno interessando questa estate 2024. Il caldo e la siccità si fanno sentire ormai dall'inizio dell'estate, anche Pescara e molti cittadini stanno affrontando problemi legati alla mancanza di acqua. Per attutire gli effetti della crisi idrica, il comune di Pescara ha installato un serbatoio d'acqua da 2000 litri in via di Sotto, nella zona dei Colli, dove i cittadini rimasti a secco potranno rifornirsi liberamente. Noi abbiamo ascoltato l'assessore comunale Valeria Toppetti, ma ci spiega tutto nel servizio il nostro Stefano Buda. Un serbatoio d'acqua con una capacità di 2000 litri a disposizione dei cittadini alle prese con problemi di carenza idrica. L'amministrazione comunale di Pescara corre ai ripari alla luce dell'emergenza siccità e delle tante segnalazioni di rubinetti a secco pervenute nelle ultime settimane da varie zone della città. Il serbatoio, su iniziativa del sindaco Carlo Masci, della sua vice Maria Rita Carota e degli assessori Massimiliano Pignoli e Valeria Toppetti, è stato installato dall'ACA in via di Sotto, nel piazzale della scuola Virgilio. In questi giorni abbiamo ricevuto molte segnalazioni per la carenza di acqua da parte di famiglie con bambini, anziani, un po' da tutta la città, in particolare dalla zona dei Colli. E allora ci siamo attivati insieme al sindaco, all'assessore Maria Rita Carota, all'assessore Pignoli per le nostre rispettive competenze e abbiamo pensato di trovare una soluzione, seppur emergenziale, che possa sopperire questo grande disagio. E abbiamo quindi chiesto all'ACA collaborazione e abbiamo fatto installare questo serbatoio da 2000 litri che è a disposizione dei cittadini nella giornata di oggi dalle 8 di questa mattina fino alle 19 e domani, da domani 14 fino al 18, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19, e sarà lì ad intervenire la Protezione Civile che presidierà le operazioni di prelevamento di acqua da parte dei cittadini, poiché la scuola sarà chiusa. Dalla prossima settimana, quindi dal 19 fino al 25, dalle 8 di mattina fino alle 19, dalle 8 alle 15 la scuola sarà aperta e dalle 15 alle 19 sempre la Protezione Civile si occuperà di assistere coloro che verranno. Ecco, da un punto di vista poi pratico, quali sono un po' le procedure, nel senso i cittadini potranno venire qui con le loro taniche, ci sono dei limiti al prelievo di acqua? Allora, noi ovviamente ci affidiamo al buon senso dei cittadini, è un servizio, ripeto, emergenziale e il problema sarà risolto, e non sta ovviamente soltanto al comune risolverlo, ma il comune deve fare di tutto perché il cittadino possa avere una qualità della vita sostenibile, quindi l'acqua è l'assoluta priorità. Quindi naturalmente i cittadini potranno venire nelle fasce orarie indicate, muniti di taniche e bottiglie, e potranno prelevare il fabbisogno quotidiano. Ovviamente il servizio sarà aperto fino a che questa emergenza non sarà risolta. Soluzioni emergenziali o tamponi, restiamo in tema. La SASI, la società che gestisce il servizio idrico della bassa provincia di Chieti, questa mattina a Vasto ha incontrato amministratori, la stampa e i cittadini per fare un po' il punto sulla situazione della crisi idrica che sta interessando l'intero territorio. Per tamponare l'emergenza si è deciso di ricorrere anche qui all'aiuto di autobotti che però al momento non garantiscono appieno il fabbisogno della popolazione, ma ci spiega tutto Stefano Recanati. Mesi difficili per la SASI, società che gestisce il servizio idrico di 87 comuni della provincia di Chieti, alle prese con una situazione di emergenza legata alla sofferenza delle sorgenti, soprattutto della più importante, quella del Verde, che in queste ultime settimane ha toccato il minimo storico superando il 2007, l'anno finora ritenuto il più brutto. Deve inoltre fronteggiare le rotture improvvise di reti fatiscenti che contribuiscono anche alla dispersione della risorsa idrica.
l'unica criticità, si sono riscontrate nei comuni di Gissi e Monte Odorisio, dove sono state messe a disposizione delle famiglie cisterne d'acqua non potabile. Difficoltà anche a Casalanguida, Cupello e nel Medio Vastese. Non va meglio sulla costa, dove le interruzioni idriche hanno interessato San Salvo e Vasto. Così i sindaci del comprensorio si sono attivati già ieri, formulando richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza, coinvolgendo anche il prefetto e la protezione civile. I sindaci, nel riconoscere il problema legato alla siccità, a partire dall'insufficienza delle sorgenti, vanno all'attacco della società, dichiarando inadeguati i rimedi posti in essere negli anni, oltre a non aver articolato un piano emergenziale. Tutto questo, proseguono, ha messo in ginocchio molti comuni della parte sud della provincia. Il riconoscimento dello stato di emergenza, dichiarano i sindaci, può costituire un utile presupposto per poter mettere in campo aiuti ed azioni, visto che la situazione purtroppo non dovrebbe migliorare nell'arco di qualche settimana, ma potrebbe perdurare fino all'autunno. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa in municipio a Vasto, dove tra l'altro erano presenti tutti i sindaci, il presidente di Sasi, Gianfranco Basterebbe, ha voluto ribadire l'impegno della società nell'arginare l'emergenza, anche se, sottolinea, il problema rimane a monte. La portata del verde si attesta ad oggi a circa 900 litri al secondo, di cui circa 250 litri al secondo dall'attivazione delle pompe ausiliarie. Il tutto a fronte di una portata media stagionale di 1200 litri secondo e un fabbisogno di 1400 litri secondo. La preoccupazione è elevata, prosegue il presidente, perché all'orizzonte ci sono i giorni più affollati dell'anno. Le riduzioni e le turnazioni non sono più sufficienti, per questo si è deciso di intervenire con le autobotti. Mentre, per risolvere il problema, si spera in modo definitivo, bisognerà attendere i lavori già finanziati dal PNRR su circa 40 km di rete. Adesso una notizia che riguarda la cronaca, il giorno del dolore per Alba Adriatica, sconvolta dalla scomparsa di Pamela Di Lorenzo, la 42enne colpita dal fulmine che il 3 agosto si è abbattuto sulla spiaggia affollata di bagnanti. Ieri sera è stato dichiarato il decesso della donna, nel pomeriggio ne era stata accertata la morte cerebrale. Il fulmine le aveva provocato un arresto cardiaco, mentre erano rimaste ferite in maniera più lieve un'amica e una turista francese che si trovavano vicino a lei. La comunità, in un abbraccio corale, si unisce al dolore dei familiari per la prematura perdita della cara Pamela, dice la sindaca albense Antonietta Casciotti. Per tutti è una tragedia, centinaia hanno voluto lasciare messaggi di ricordo e di cordoglio sui social network, in tanti anche dalla vicina Tortoreto, dove aveva lavorato. Non sono stati ancora fissati funerali, la procura di Teramo potrebbe disporre l'autopsia per ricostruire dettagliatamente le cause della morte. Sarebbe stato presentato infatti almeno un esposto per chiarire quanto successo nei minuti immediatamente successivi alla caduta del fulmine, in particolare nelle operazioni di soccorso. Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di Bolkestein, un braccio di ferro tra antitrust e balneari sulla carenza di spiagge libere che poi è alla base della direttiva. L'Europa in buona sostanza impone al governo italiano di indire nuove gare per l'assegnazione delle concessioni balneari. Intanto però gli operatori del settore hanno annunciato la sospensione dello sciopero degli ombrelloni, ma sentiamo tutto nel servizio. L'antitrust interviene con nettezza nella querela riguardante l'applicazione della direttiva Bolkestein, che impone all'Italia di rimettere a gara le concessioni balneari. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti inviato una missiva all'ANCI e alla conferenza Stato-Regioni, spiegando di condividere le conclusioni della giustizia amministrativa italiana e della Commissione europea in merito alla notevole scarsità, se non inesistenza, di aree demaniali a disposizione di nuovi operatori. In altre parole, per l'antitrust, in Italia ci sono poche spiagge libere ed è proprio su tale carenza che si fonda la necessità delle nuove gare. L'autorità quindi esorta il governo ad indirle celermente, in linea con quanto prescritto dall'Europa. Le associazioni dei balneatori però non ci stanno. Non è che uno vuole dire all'antitrust che si sbaglia, forse si sbaglia veramente. Ma possiamo
una volta per tutte mettere le carte sui tavoli e far vedere l'Abruzzo quanta spiaggia effettivamente è occupata dagli imprenditori balneari. Su 139 chilometri, sono stancato di ripetere sempre questa frase, 139 chilometri di costa, 33 chilometri occupati dagli stabilimenti balneari, 20 chilometri sono occupati dalle riserve naturali, vedi il Parco del Cerrano, Punta d'Erce, Biotopo eccetera, e i restanti 60 chilometri di spiaggia, 60 chilometri di spiaggia sono libere, sono pronte per essere affidate a giovani, imprenditori, cooperativi, anziani, cooperativi sociali, tutti quelli che ci vuole venire. Ma perché non mettiamo a gara questi pezzi di arenili? Mi spiace che un'istituzione così importante come l'antitrust affermi queste cose. Però sapete perché tutto questo avviene, tutta questa confusione avviene? Perché non c'è il governo che si alza in piedi e dice le cose con chiarezza e non prende in giro più nessuno. Parlamentari che continuano a prendere in giro noi imprenditori, per favore scansatevi. Padovano fa sapere ad ogni modo che sembra aprirsi qualche spiraglio nei negoziati con il governo, tanto che è stato temporaneamente sospeso lo sciopero degli ombrelloni, che dopo l'astensione del 9 agosto avrebbe dovuto ripetersi anche nelle giornate del 19 e 29 agosto. Sospendiamo lo sciopero del 19 e 29 di agosto perché abbiamo avuto una interlocuzione col governo e il governo parrebbe che appena dopo la settimana di Ferragosto sarebbe un incontro tecnico per studiare una norma che consente con calma di effettuare una vera riforma sulle concessioni demaniali. Insomma, si dovrà trovare la quadra, ma abbiamo un'altra notizia di cronaca inquietante. Morde un carabiniere e gli stacca una parte dell'orecchio. Il grave episodio è avvenuto questa mattina a Sulmona. L'uomo, un 46enne ristretto ai domiciliari, si trovava all'interno di un bar quando è stato raggiunto dalla pattuglia dei carabinieri. Dopo la richiesta di esibire i documenti, il cliente del bar ha reagito con violenza, prima scagliandosi contro il militare e poi all'esterno dell'attività, prendendolo a morsi, staccandogli una parte dell'orecchio. Il carabiniere è stato soccorso dal barista e dai passanti fino all'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118 che lo ha trasferito in pronto soccorso per gli accertamenti. L'uomo invece è stato portato in caserma dove si trova in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Ed è proprio il caso di dirlo, voltiamo pagina, nemmeno un ombrellone libero. Per Ferragosto si registra già un tutto esaurito sulla costa, ma ascoltiamo intanto chi già in qualche modo ha avuto modo di organizzarsi. Sold out o tutto esaurito il mood di questo Ferragosto 2024 sulla costa abruzzese. Complici le temperature record, chissà che il mare non rassicuri con la possibilità di un tuffo magari lontano da un pasto abbondante. Già pronti, ci siamo organizzati con lo staff dell'animazione già da una decina di giorni. Naturalmente, da come si vede, abbiamo già cominciato con gli allestimenti, i clienti sanno già tutto, abbiamo un bel programma esposto. Sarà una giornata particolare perché il Ferragosto è la giornata più importante dell'estate. È già sold out? Sì, siamo al completo già da diversi giorni. Diciamo che agosto non c'è un posto libero. E intanto fare attività fisica può voler dire prepararsi in anticipo alla sorpresa di qualche caloria in più. Siete pronti per Ferragosto? Prontissimi. Lo passerete qui al mare? Senz'altro. Come vi siete organizzati? Ci siamo organizzati che veniamo qua la mattina alle 6:15 e usciamo a mezzanotte 01. Prima l'attività fisica, ma a tavola cosa si mangerà? No, per mezzo a rusticini, come al solito, l'Abruzzo è un classico. Pranzo poco, molto racchettone e poco pranzo. A Ferragosto si fa uno strappo? No, poco. Ma cosa si mangerà a Ferragosto? Timballo, soprattutto, e frutta. È frutta, pesce, bisogna vedere. È già tutto pronto per Ferragosto? Tutto a posto, tutto ambientato sui pirati e tirerò fuori un costume usato nel capo teatrale. Avrai una sorpresa, proprio tipo quelle di una volta col costume intero fascia a righe. Ovviamente va da sé al mare. Sì, ma certamente con un occhio solo, perché l'altro lo devo coprire perché già sono troppo bello così, figurati, con tutti e due gli occhi.
Le grandi questioni come la Bolkestein nella pausa ferragostana vanno messe da parte, anche perché si cerca di recuperare senz'altro i danni di una stagione partita senza troppa convinzione. Varie problematiche, naturalmente il mese di giugno è sempre un mese di transizione, poi luglio-agosto, come tutti i colleghi della costa adriatica, ci siamo ripresi bene. Queste due settimane che ci attendono saranno due settimane di fuoco. Cosa cucinerà suo marito a Ferragosto? Adesso vediamo, pesce, base di pesce, un bel risotto, oppure spaghetti con le vongole, adesso vediamo. E poi un tuffo al mare? Bravissima, sì, un bel tuffo al mare, ci rinfreschiamo un po'. Insomma, a quanto pare le premesse per Ferragosto sono buone, anzi ottime. Ci spostiamo a Chieti per un esposto alla Corte dei Conti che è stato presentato dalla minoranza del Consiglio Comunale. Nel documento si legge che la maggioranza non rispetta un'ordinanza del 2020 che dispone che parte del gettone di presenza venga destinato al sociale. Il servizio. Presentato un esposto alla Corte dei Conti per quanto riguarda il gettone di presenza. Cosa sta succedendo nello specifico? Io ritengo che ormai ci sia una situazione non più tollerabile e i consiglieri di minoranza riuniti tutti insieme abbiamo circostanziato una segnalazione alla Corte dei Conti e alla Procura della Corte dei Conti, perché dal 2020 avevamo in Consiglio Comunale e all'unanimità stabilito che una parte del gettone di presenza andasse al sociale. Tutto ciò non è avvenuto, nonostante interrogazioni, richieste di accesso agli atti, mozioni, fino ad arrivare alla richiesta di una convocazione di una commissione di garanzia. Anche qui, fatte le dovute richieste di avere atti o documentazione che ci permettesse di sapere dove fossero finiti quei soldi che noi avevamo stabilito che andassero al sociale, ci hanno sempre detto che c'era un capitolo a parte e abbiamo constatato che non c'è nessun capitolo a parte. Abbiamo chiesto la documentazione che ci permettesse di capire dove e in quale capitolo fossero finite quelle somme che noi ci eravamo tolti, e ricordo che era il 7 più 7% del nostro gettone, equivalente a 13 euro ogni gettone di presenza, quindi in questi anni di soldini per il sociale potevano essercene parecchi. Non ci hanno mai dato una risposta. Questo ormai non è più tollerabile, si dice basta e si va alla Corte dei Conti affinché indaghino, facciano le loro dovute segnalazioni e nell'eventualità indicano o dicano che cosa fare di coloro che non hanno rispettato quella che è la volontà consigliare. E siamo agli eventi. Oltre all'offerta artistica, una delle missioni della Kermesse, il fiume La Memoria, è stata da sempre quella di riscoprire aspetti e zone della storia di Pescara. Il festival quest'anno è alla sua 22esima edizione. Il servizio. 10 eventi programmati dal 20 al 25 agosto. Il festival Il Fiume e la Memoria torna anche quest'anno ad animare il lungo fiume, il centro storico di Pescara. Il Fiume e la Memoria è nato tanti anni fa, quando Licio Di Biasi era assessore alla cultura e io ero assessore al turismo con la Giunta Pace. In quell'epoca mettemmo in campo tante iniziative che diedero una grande spinta alla nostra città dal punto di vista turistico, e poi queste cose evidentemente avevano le basi forti per poter proseguire, e oggi siamo ancora con il Fiume e la Memoria. Ringrazio l'assessore alla cultura, ringrazio Miro Vallone, ringrazio Franca Minnucci, tutti coloro che si impegnano per questa iniziativa e per le tante iniziative che vengono promosse nella nostra città per fare in modo che ci sia sempre una grande effervescenza. Anche la 22esima edizione della Kermesse prevede spettacoli teatrali, concerti, aperitivi letterari e presentazioni di libri. La novità è che mai come quest'anno tutte le produzioni presenti nel cartellone sono delle prime, sono gli spettacoli prodotti o coprodotti dal festival e delle prime nazionali. Di conseguenza la novità è il cartellone, ogni anno cambia, e siamo affezionati ai criteri che ormai appunto ci caratterizzano da sempre, la grande attenzione alla memoria,
e alla riscoperta e alla valorizzazione dei luoghi identitari più cari alla nostra città. Le novità sono il cartellone, spettacoli tutti nuovi, un omaggio a Massimo Troisi nella ricorrenza della sua morte, due produzioni audiovisive curate direttamente dal festival, e un gran finale poi con uno spettacolo sul lungo fiume che sarà replicato 3 volte, quindi gli spettatori potranno scegliere se partecipare alle 21, alle 22 o alle 23 di questo spettacolo che chiuderà appunto sul lungo fiume la Golena Sud di Pescara. E siamo allo sport, apriamo questa pagina con Andrea Costantini. Nelle ultime ore il Pescara ha perfezionato col Crotone lo scambio con l'AEK Crialese, ma la sconfitta col Pineto ha confermato come ci sia ancora tanto da fare sul mercato per rendere la squadra competitiva. Il servizio. La gara ufficiale di Coppa Italia ha lanciato il primo allarme in casa Pescara. Già le prime uscite contro squadre dilettantistiche non erano state positive. Lo si era visto chiaramente, lo ha sottolineato Baldini nella conferenza pre-Pineto. Poi è arrivata la sconfitta di 2 giorni fa, con un primo tempo sufficiente e una ripresa in calando sotto tutti i punti di vista, specie dopo lo svantaggio. Una squadra che ha urgente bisogno di innesti dal calciomercato. La difesa va completata in tutti i settori. Nelle ultime ore Sebastiani e Foggia hanno finalmente completato la trattativa col Crotone. In Calabria proda con 1 anno e mezzo di ritardo Aristidi Colai, lui e non Tommasini, viste le difficoltà dei pitagorici nel piazzare Guido Gomez. A Pescara arriva l'esperto terzino sinistro Carlo Crialese. Servono però un terzino destro che sia alternativo a Pierozzi e almeno un difensore centrale, se non due, visto che le attuali alternative a Brosco e Pellacani sono Staver e i Primavera, Giannini e Preta. Se la difesa va integrata, negli altri reparti c'è bisogno di fare uscite per poi prendere giocatori di maggiore spessore. Le priorità sembrano essere due, un centrocampista di esperienza e un centravanti prolifico. Il problema è che arrivare a questi giocatori non è semplice perché Sebastiani e Foggia attendono opportunità e questo vuol dire subire il mercato, nel senso che non si prendono giocatori che vengono individuati come funzionali, ma si prendono quelli che le varie dinamiche di compravendita ti lasciano. E mentre si attendono le uscite di almeno uno tra Vergani, Tommasini e Sasanelli, da una parte c'è il libro dei sogni che porta ad accostare il Pescara a profili come Pettinari, Magrassi o lo svincolato inglese. Dall'altro al Di Febo di Silvia arriva in prova il ventenne olandese Jay Enem, che nei pro conta 10 di presenze e 0 gol segnati. Con il mancato arrivo di Damiani, al momento la mediana ha diversi calciatori in organico già dallo scorso anno: Squizzato, D'Agasso, De Marco, Franchini, Tugnov, Meazzi. Poca esperienza, poco carisma e poca leadership per un campionato competitivo. Riusciranno a crescere, a migliorare? Fino a che punto? E poi i due pezzi pregiati della rosa, con altrettante incognite. Su Plizzari c'è il Venezia, ma il suo futuro è ancora da scrivere. Merola potrebbe restare, ma nel caso non sarà a posto prima di un mese. E in tutto questo resta da capire fino a che punto Silvio Baldini, che vuole lottare per la Serie B, riuscirà a resistere a questo stato delle cose se non vedrà dei segnali concreti. Il sogno e la magia di cui spesso parla, ok, ci stanno, ma le dinamiche fin qui viste fanno prevalere una realtà molto cruda che potrebbe anche diventare indigesta per un tecnico che nelle ultime 2 esperienze non ha avuto problemi a rassegnare le dimissioni. Ancora calcio nel prossimo servizio di Andrea Costantini. La vittoria in Coppa col Pescara ha dato grande fiducia al Pineto, che domenica ospiterà il Perugia per il 2° turno della competizione. La gara di domenica scorsa è stata peraltro l'opportunità per ricordare lo sfortunato Matteo Serra. Il servizio. Si giocherà a Pineto il match valevole per il 2° turno della Coppa Italia di Serie C tra la squadra di Cudini e il Perugia. Ieri pomeriggio l'ufficialità dell'inversione di campo, visto che per sorteggio la vincente di Pescara Pineto avrebbe dovuto giocare in trasferta la partita successiva. Invece la gara si disputerà al Mariani Pavone e sarà un antipasto del match del venerdì successivo, quando il Pineto riceverà la Lucchese per la prima di campionato. Segnali positivi arrivano dalla serata dell'Adriatico, in linea con quanto era emerso nei test disputati nel ritiro umbro con Catania, sempre col Perugia e poi col Sorrento. Un reparto d'attacco rinnovato, ma che sembra già trovarsi con i nuovi Fabrizi, Del Sole e Bruzzaniti, già con una discreta intesa, mentre nelle retrovie Azio Osmanovic dà garanzie. Bene anche la vecchia guardia, cui appartiene il difensore Andrea Marafini. Abbiamo iniziato col piede giusto, la partita era tosta, ma fortunatamente siamo riusciti a portarla a casa. Bella partita, sì. Il primo tempo comunque è stata
è stata tosta, dovevamo prendere il ritmo, la prima partita comunque ufficiale che abbiamo fatto. Pescara comunque è una squadra forte e quindi sì, il primo tempo abbiamo sofferto. E siamo riusciti a tenere lo 0-0 e poi sì, il secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo segnato, abbiamo preso fiducia e comunque abbiamo sofferto molto di meno. Questo risultato dà fiducia, mo già siamo comunque alla testa per la prossima perché è subito quel Perugia e quindi dobbiamo azzerare e ripartiamo subito. Pineto che ora ha l'esigenza di cedere degli esuberi, in primis quell'Emilio Volpicelli, miglior realizzatore della scorsa stagione, è sacrificabile in nome di un progetto tecnico più giovane. Probabile che la sua e le altre situazioni possano trovare una soluzione nelle ultime giornate di mercato. Intanto la partita di Coppa è stata l'opportunità per ricordare anche quest'anno Matteo Serra, allora giovane calciatore del Pineto, scomparso nell'agosto 2021 per un incidente stradale, e per parlare dell'attività dell'associazione che si è costituita per ricordare la grande passione che Matteo aveva per lo sport. Sì, innanzitutto ringraziamo assolutamente le due società, Pineto Calcio e il Pescara Calcio, perché ci hanno dato questa opportunità importante di portare il nostro Matteo in campo a Pescara. Sì, il progetto è molto importante, parliamo di un centro sportivo che si dedicherà innanzitutto al sociale, ai ragazzi, perché Matteo era questo, Matteo era calcio, era sport, ma era anche tanta solidarietà, anche tanta presenza, e quindi con l'aiuto di tutti noi, perché so che Matteo di amici ne aveva tanti, porteremo avanti questo progetto che è imminente, si spera inizieranno questi lavori per poter dare tra l'altro tanta roba anche al nostro sport locale. Un bel messaggio da lanciare. Assolutamente sì, è tantissima voglia di coinvolgere i ragazzi, chiunque abbia voglia veramente di aiutare, questo è il nostro motto sicuramente, perché lui era questo. La MOS nasce da Matteo Ovidio Serra, è il suo nome. E con questa bella intervista vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento per la prossima finestra informativa alle ore 19. Grazie per aver scelto l'informazione su TV6.